Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Oggi siamo qui per provare i burri Coro. Vi dico già che uno non ce l'ho perché noci di macadamia, che non lo trovo mai disponibile, quindi poi quando arriverà più là lo proverò, però quelli che volevo provare ce li ho qui insieme a voi. Io ho provato anche quello là che non ricordo perfettamente come c'era scritto sulla confezione, però sul sito di All Supplement non c'è più e se non sbaglio neanche sul sito di Coro, e praticamente era mandorla e cocco. È il primo burro che io ho acquistato di questo marchio e vabbè, me ne sono follemente innamorata, mi sono follemente innamorata di quel burro. Era davvero molto buono, sembrava di mangiare proprio Raffaello, quindi se lo trovate prendetelo ad occhi chiusi perché era veramente spaziale. Quindi spero di trovarlo, non lo so, forse stanno cambiando formulazione, non lo so, però speriamo perché lo voglio troppo. Allora, oggi siamo qui però a provare tre burri, in cui uno già l'ho provato. Allora, iniziamo con il primo che è questo qui al pistacchio ed è costa all'incirca sui 24 euro. Può sembrare tanto, ma vi dico che non è tanto perché stiamo parlando di un burro 100% pistacchi e di 500 grammi ed è 100% pistacchi. Io questo già l'ho provato, l'ho strautilizzato tantissime volte e infatti, cioè, pensate che per quanto l'ho utilizzato è ancora non è neanche metà, per dirvi. I valori per questo burro per 100 grammi ha 718 calorie, 75,8 grammi di grassi, carboidrati 13,8, zuccheri 4,6, fibre 8,6 e proteine 7,9. Ovviamente voi non è che vi mangiate 100 grammi di burro, ma questi anche 15 grammi. 10 grammi e aspettate che voglio un attimo miscelarlo perché comunque c'è l'olio, non lo utilizzo da quasi un mesetto. Infatti il colore è proprio verde, propriamente è il verde spento perché è il verde proprio del pistacchio, ma l'odore è spettacolare. Veramente l'odore è super super buono. È proprio il burro in sé, io questo già lo so e devo dire che è un gusto che deve piacere. Aspettate, assaggiamo. Vi spiego anche il motivo del perché deve piacere. Allora, se siete abituati, se, che avete sempre acquistato creme, non vi dovete aspettare, dovete proprio dimenticarvi il sapore della crema. Vi dico anche perché. Specialmente all'inizio, se comunque avete sempre assaggiato creme, vi dico perché a me è successo così, io avevo sempre assaggiato creme e mai dei burri puro al 100%. Quando ho assaggiato questo qui, all'inizio mi dava proprio quella sensazione di amaro, ma proprio perché ci dovevo fare il palato, non ero abituata, quindi se vi capita state tranquille perché poi dopo un paio di giorni che lo utilizzate vi innamorerete. Quindi dicevo, oddio, ho speso soldi inutilmente, non lo so, sentivo quel retrogusto strano, proprio perché io non ero abituata, proprio perché questo è 100%, quindi è come se state sbucciando un pistacchio e ve lo state mangiando. Però non è quel pistacchio tipo un po' dolce, è proprio quel pistacchio amaro, amaro, amaro. Però devo dire che dopo un po' vi ci fate la bocca il sapore. È buono, raga, veramente buono. Se state cercando una chicca e volete spendere un po' di più, prendetelo perché è vero che costa 24 euro, ma è un barattolo da 500 grammi, quindi vi durerà tantissimo. Specialmente se avete anche altri burri, altre creme, quindi fate sempre a rotazione come faccio io. Però è veramente buono. Io questo ve lo straconsiglio. Infatti, va ogni volta che il supplemento lo mette disponibile, va a ruba. Dopo 2 giorni va a ruba. Quindi io quando arriva disponibile di nuovo, perché al momento non è disponibile, vi aggiorno sempre su Instagram Stories, quindi seguitemi, mi trovate come Giulia Amifit, giù nell'info box trovate il link per seguirmi e il link diretto ai prodotti e sapete che avete il mio codice sconto che è Giulia010, quindi che dire, penso che non devo dire niente più, provatelo se amate i pistacchi, quindi
ma prendetelo, prendetelo perché lo amerete. Andiamo con quest'altro qui che costa sui 13 euro ed è a nocciole, 100% nocciole, 500 grammi. Di questo, raga, il prezzo è ottimo perché 13 grammi per 500 grammi ne vale la pena. Ne vale la pena perché io prima per girarlo, perché pensate che è stato chiuso per 2 mesi, pure qualcosina in più, e quindi io sono stata lì tipo 20 minuti per girarlo perché c'era comunque tutto l'olio sopra, quindi nel pulire il cucchiaino io l'ho assaggiato. Però facciamo finta che non l'avevo mai assaggiato e assaggiamolo insieme. Ha questa consistenza, diciamo, liquida. Io spero di averlo girato bene, ma penso di sì, perché sono stata tantissimo tempo. Eccolo qua. Infatti spero che non sia l'olio, ma l'ho girato veramente molto molto bene. E l'odore vi posso assicurare che sa proprio di nocciole, cioè proprio l'odore è... Solo l'odore è buonissimo, quindi assaggiamo insieme. È spettacolo perché ovviamente stiamo parlando sempre di un prodotto 100%, quindi si sente, cioè rispecchia molto il gusto di nocciola, si sente la nocciola, però non è quella nocciola dolce, è proprio quella nocciola, lo sapete cosa sembra? Tipo quando sbucciate una nocciola e vi mangiate una nocciola, punto. È lo stesso sapore, però non di quelle nocciole dolci, ma un po' più amare. Non lo so, si assomiglia molto di più alla nocciola tostata. Buono, raga, è buonissimo questo con tipo pancake. Sarà spettacolare, veramente. Vi dico i valori. Per 100 grammi, che è 170 calorie, 61 grammi di grassi, 10 grammi di carboidrati, 7 di zucchero, fibre 0 e proteine 14. È molto più proteico. Comunque, la fine del mondo. Un altro che sono super curiosa di provare, che abbiamo preso insieme nel video in cui voi sceglievate il mio shopping su All Supplement. Questo prodottino qui, oh. E voi dite perché sei ancora più curiosa di nocciole? Perché bene o male nocciola è 100%, quindi bene o male di quello deve sapere. Cioè questo qua, visto che è un burro d'acero bio e io non ho mai provato una cosa del genere, sono ancora più curiosa di provarlo. Il vasetto è da 250 grammi. Guardando questo vasetto mi viene in mente tipo gli omogenizzati dei bambini. Quindi apriamoci ancora il sigillo. E quindi questo qui è 250 grammi. Il vasetto è super super bello. Mia sorella si innamorerà di questo vasetto, già lo so. E ho detto già 250 grammi, biologico. I valori per 100 grammi ha 334 calorie, 0 grammi di grassi, 82 grammi di carboidrati, zuccheri 74, fibre 0, proteine 0, sale 0, tutto 0. È molto secco. Quindi io penso che non devo miscelare niente. Non lo so, sì, io penso di no. Me lo prendo un po' sotto, eh. Non lo so, perché comunque ha due colori diversi. Io penso di sì, io un po' i miei dubbi, non lo so, secondo voi? Vabbè, non mi potete rispondere, quindi mal che va me lo dite, perché sinceramente non lo so. Vabbè, assaggiamo. Ma no, è buonissimo. È super dolce, ma è normale perché stiamo parlando comunque d'acero. Questo sciolto sui pancake è la fine del mondo. Comunque sento pure la liquirizia. Secondo me a mio padre piacerà tantissimo.
Ovviamente comunque è biologico, in te non ci sono zuccheri aggiunti e sa proprio di sciroppo d'acero, solo che questo è proprio a modalità burro, quindi anche questa consistenza che poi si scioglierà subito a contatto. Comunque io purtroppo non ho il microonde e questa cosa mi fa un po' perché in questo periodo io penso che tra un paio di mesi lo comprerò perché comunque poi con tutti questi burri io andrò in difficoltà in inverno, specialmente quando devo provare nuovi burri e mi arriva questo sciolto nel microonde oppure a bagnomaria perché io uso ancora i metodi vecchi sul pancake, sui pancake morbidi, tipo vi lascio la ricetta dei pancake americani che poi si può sempre cambiare anche in versione fit, penso che la faremo insieme pure, però ve lo lascio giù nell'info box se vi può interessare, cioè pensate una torretta del genere con questo sciolto, ve lo straconsiglio, è super super dolce, però è quel prodotto molto particolare che ne vale la pena. Infatti io ce l'ho ancora qua. Quindi, allora, non si può fare una classifica perché sono tutti e tre molto diversi e molto buoni. Quindi se io vi consiglio di prenderli tutti. Sì, vi dico così perché non vi posso fare una classifica perché sono diversi. Però devo dire che quello che non so cosa mi aspettavo, non mi aspettavo niente, forse questo è il bello. Che sono rimasta super super soddisfatta da questo qui, il burro d'acero. Lo devo provare assolutamente sui pancake. Comunque sente anche un po' di caramello, un po' di liquirizia, questa dolcezza. Non lo so, mi ricorda tanto questi sapori, il retrogusto. E si sente proprio di sciroppo d'acero. Quindi io spero che anche questo video assaggio vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!